Buona domenica ragazzi e benvenuti in JoeMakers, il canale dedicato a piccole recensioni e fai da te. Oggi dovremmo fare un piccolo lavoretto, ma più che altro è adattare il tubo di aspirazione all'uscita della sega a nastro. Visto che non ho il tubo del suo diametro, ho deciso quindi di ricrearmelo da me. In quanto ho questo qui che è da 50 mm, quello è più grande e allora devo adattarmelo. Restate sintonizzati che vediamo un po' come si fa e ci vediamo subito dopo la sigla. I walk around like that nigga, nigga on the trigger. If a nigga don't want some smoke, I let that chopper eat his liver. I came with the 38, I'm leaving with a body. If he try me, don't stop, be shooting at the big body. I walk around like that nigga. Eccoci spostati al PC. Allora, adesso tramite il programma Fusion 360, che sicuramente tutti voi conoscerete, provvederemo a creare questo adattatore che andremo poi a posizionare all'uscita della sega a nastro, che come ho detto ha un diametro più grande rispetto al tubo di aspirazione, che è da 50 mm, mentre quella della sega a nastro ha il diametro esterno sia da 100 mm che da 63. Io utilizzerò quello da 63 e faremo appunto questo supporto. Come detto, useremo Fusion 360. Io non sono molto efferato con questo programma, però cercherò di usarlo nel mio piccolo per cercare di fare questo lavoretto. Innanzitutto, una volta aperto il programma Fusion 360, io ho la licenza non commerciale, quindi il programma free, andremo a crearci questo piano. Praticamente adesso ci andremo a scegliere il piano di lavoro. Io come piano di lavoro utilizzo quello frontale, quindi si aprirà questa finestra. Andremo sulla parte di nuovo schizzo e andremo a disegnare come se stessimo disegnando su un foglio di carta. Scegliamo il piano dove andare a disegnare una faccia e prendiamo questa qui. Ora, come vedete, sopra si apriranno tutte queste finestrelle sopra dove noi andremo a disegnare ciò che ci interessa: linea, rettangolo, cerchio. E io prenderò questa del cerchio. Mi andrò a posizionare al centro e aprirò un cerchio. Come potete vedere, si apre il diametro del cerchio con la misura ed io andrò ad inserire la misura del diametro interno, che sarebbe 63. Però, visto che devo farlo spesso 2 mm, quindi dovremmo fare la somma di 2 mm per faccia, quindi 4, 63 più 4, 67. Diamo l'invio ed ecco che il cerchio è impostato a 67. Ora questo è solamente la parte, come abbiamo detto, di schizzo. Noi dobbiamo andare a terminare schizzo e adesso dobbiamo iniziare a dargli una forma. Quindi lo estrudiamo, gli diamo uno spessore, selezioniamo la faccia. Premiamo il pulsante a scelta rapida di estrusione, io premo la lettera E sulla tastiera, si aprirà questa finestra, si aprirà quella barra di misura e io gli darò praticamente la grandezza di 30 mm. Diamo l'ok, come possiamo vedere se giriamo questo qui si è creato questo cubo, questo cerchio, di una larghezza di 30 mm. Adesso dobbiamo dargli, questo è quello lì che mi serve per quanto riguarda la parte grossa da 67. Ora dobbiamo adattare al tubo che è da 50, quindi dobbiamo farci un altro schizzo. Per farlo noi usiamo questo tasto, che sarebbe costruzione, il piano offset, che andrà a creare. Praticamente vorremmo andare a disegnare un altro oggetto, un'altra figura distanziata da quella principale. Quindi selezioniamo la faccia, premiamo il tasto offset, come si vede,
si aprirà questo piano, ci scostiamo, ad esempio io mi scosto di altri 30 mm e come potete vedere il piano si è scostato dalla parte, come si può vedere. Ora io mi scelgo la faccia su cui lavorare, questa qui di nuovo. Ripremiamo nuovo schizzo. Nuovo schizzo sulla parte, questa qui si è aperto, quindi noi andremo a disegnare davanti questa faccia principale e andremo a farci un altro cerchio che, come abbiamo detto, era da 50 mm. Sempre calcolando lo spessore di 2 mm verrebbe 54. Impostiamo la misura di 54, diamo ok e terminiamo lo schizzo. Ed ecco che si è venuto a creare quest'altro cerchio davanti, come possiamo vedere, distanziato da 30 mm. Ora dobbiamo dargli anche a questo una grandezza. Io gli do la stessa larghezza del primo, selezioniamo, faccio il programma e il tasto E sulla tastiera per estruderlo e lo estrudo di altri 30 mm. Diamo l'ok ed ecco che praticamente abbiamo l'entrata e l'uscita del raccordo. Ora queste due parti qui che si vedono evidenziate dobbiamo raccordarle. Per raccordarle usiamo dalla funzione crea. Innanzitutto selezioniamo le facce, questa e questa. Dalla parte crea utilizziamo il comando loft. Quindi selezioniamo le facce, come abbiamo detto. Ed ecco fatto. Diamo l'ok e si è unito, come potete vedere, dalla parte del diametro maggiore, che è 67 esterno, mentre 63 interno, e questo è 54 esterno, 50 interno. Ora dovremmo, come si può vedere, però tutto il pezzo è pieno. Dobbiamo andarlo a svuotare all'interno. Per svuotarlo all'interno, iniziamo da questa parte qua, selezioniamo la faccia e andiamo sulla parte di svuotamento. Selezioniamo svuotamento e diamo lo spessore che noi vorremmo, di cui vorremmo fosse il pezzo di 2 mm. Quindi prendiamo l'ok ed ecco che la prima parte si è svuotata, come si può vedere. Ora resta da fare la restante parte, la parte opposta. Questa parte qui, per svuotarla ancora, clicchiamo sulla faccia da lavorare, premiamo il tasto di scelta rapida, la E di estrusione, e diamo un comando negativo di meno 2 mm. Ed ecco fatto. Come si può vedere adesso, il pezzo è tutto vuoto all'interno ed ha uno spessore di 2 mm, parte interna 63, parte interna 64, perché come ho detto ci sono i 2 mm di spessore. Stessa cosa dal lato opposto. Quindi il pezzo è stato creato. Ora, per andare a portarlo poi e renderlo nel formato di stampa, andiamo nella parte salva, lo salviamo e una volta salvato apriamo la parte a scelta rapida, usiamo il comando esporta, come vedete, e gli diamo un nome, adattatore. E scegliamo il formato in cui vogliamo sia salvato. Io scelgo formato STL perché poi dopo andremo a convertirlo, a parte che devo prima salvarlo come progetto. Lo salviamo come STL e poi dopo il file è pronto per l'uso. Una volta salvato lo inseriamo nella scheda SD della stampante e lo mettiamo in stampa. Una volta salvato il pezzo inserito nella stampante, ecco che parte la lavorazione. Qui già è
Hai iniziato da un po', praticamente hai iniziato già in lavorazione da 3 ore ed è al 46%. Quindi poi ragazzi ci vediamo al lavoro finito e poi lo andremo a provare. Il lavoro continua, siamo quasi al termine, esattamente al 95%, sono trascorse 6 ore. Ancora un po' è terminato e ne vedremo il risultato. Pezzo terminato. Eccolo qua, come potete vedere, è venuto identico al disegno. Ora andiamo in laboratorio e lo andiamo a provare. È al momento della verità. Questo è il pezzo, ora vediamo, lo colleghiamo tubo. Vediamo qui. Ecco che ci entra perfettamente. Adesso lo andiamo a collegare alla sega a nastro e vediamo. Andiamo, facciamo tutto in diretta. Ecco. Collegato al ciclone aspiratore con il suo secchio, il suo aspirapolvere e l'impianto master slave con cui parte sia l'aspirapolvere che la sega a nastro contemporaneamente. E ci vediamo per le considerazioni finali. Quindi alla fine del video spero vi sia piaciuto. Se è stato così, lasciate un like. Iscrivetevi al canale, commentate, condividete, fatemi sapere se avete altre nuove idee che possiamo proporre e realizzare assieme. Ragazzi, è stato un progetto semplice, semplice, veloce. Vi rinnovo i miei saluti. Alla prossima, da Geomakers è tutto. Ciao!